Manifestazione contro l'implicazione dell'Italia nel genocidio del Tigray. Come ben sappiamo, la guerra genocida architettata e perpetrata dal governo fascista etiope a discapito del popolo del Tigray prese inizio il lontano 4 novembre 2020. Or sono più di 610 giorni che la regione del Tigray è ancora sotto un completo assedio di tipo medievale a 360 gradi. Questi crimini contro l'umanità, dove la fame e lo stupro sono stati usati come arma per deumanizzare e sterminare il popolo del Tigray, sono resi possibili e tuttora praticati dal governo fascista etiope in combutta con il regime dittatoriale eritreo e grazie al sostegno finanziario e l'omertà di molti Stato-nazione come l'Italia che sono implicati nella vendita di armi, l'approvvigionamento e la sperimentazione di tecnologie belliche sofisticate, l'addestramento e la fornitura di equipaggiamento per le truppe fasciste dell'Etiopia. Noi Tagarru, con a fianco donne e uomini che credono e lottano per la libertà e l'autodeterminazione dei popoli, abbiamo il dovere di smascherare e denunciare con fermezza la sfacciata complicità attiva del governo italiano che affianca il governo fascista etiope che ancora porta avanti questa guerra genocida. La diaspora del Tigray lotta incessantemente per mezzi diplomatici perché il popolo del Tigray, affamato e martoriato per 21 mesi dalla guerra, possa ottenere i beni di prima necessità e far valere i loro diritti umanitari per salvare vite umane, soprattutto donne e bambini. Per questo abbiamo organizzato 3 giorni consecutivi, il 20, il 21 e il 22 luglio, una campagna Twitter globale, presidi sincronizzati davanti a tutte le ambasciate italiane nel mondo. A seguire abbiamo indetto una manifestazione davanti alla Farnesina, il Ministero degli Affari Esteri, per il 22 luglio 2022 alle ore 10 del mattino, per dire basta complicità e sostegno al governo fascista etiope da parte dell'Italia. Libertà al popolo del Tigray e libertà a tutti i popoli oppressi.